Buon pomeriggio a tutti, è il 28 di settembre, sono le 14:30 in punto. Cominciamo come al solito puntuali, cerco sempre di essere sull'orario giusto. Come al solito, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, facciamo i soliti convenevoli, la solita richiesta di condividere questo video in modo tale da poter avere quante più persone possibili presenti durante la diretta e naturalmente potete però condividere il video anche più avanti nel caso doveste vedermi in differita, perché questo video resterà sulla pagina Facebook, sul sito ivanscalfarotto.it e naturalmente sul canale YouTube. Vi dico subito, e mi scuso per questo, che domani non riuscirò a fare la mia diretta perché sono fuori Roma per un impegno familiare, quindi mi dedico alla famiglia. Però ci vedremo domenica da Piazza del Popolo a Roma. Anzi, vi raccomando naturalmente di venire. Secondo me questa volta vale davvero la pena di essere presenti, appunto, personalmente. Mi rendo conto che per non tutti Roma è il posto più semplice del mondo, però date le cose che stanno succedendo, io direi che veramente sarebbe il caso di essere presenti in tanti. Questa volta non deleghiamo ad altri, veniamo di persona. Insomma, le cose che diremo che dirò quest'oggi, durante questa diretta, spero che servano per, come dire, come motivazione sufficiente per prendere un treno e venire fino a Roma domenica pomeriggio. Ieri, appunto, è stata una giornata molto particolare. Come vi avevo già raccontato nella diretta, appunto, di ieri, avevamo avuto alla Camera questo voto pro Orban, del Movimento 5 Stelle, che in un certo senso ha dato il via libera al governo italiano di sostenere Orban in sede europea, nella sede del Consiglio europeo. Tra le altre cose, vi segnalo questa storia molto buffa che ho trovato su Repubblica, che racconta che in Sud America sta girando viralmente il fatto che Alessandro Di Battista non è quel cooperante di sinistra per il quale come dire, per il quale si spaccia, ma che è il sostenitore di un governo di estrema destra contro i migranti e quant'altro. Questa cosa sta diventando virale e quindi, come dire, sono i difetti della globalizzazione, che del resto Di Battista non ama. Le cattive notizie nel mondo globalizzato corrono. Se sapessero anche che il Movimento 5 Stelle di Di Battista sostiene Orban, mi chiedo che cosa ne direbbero. Comunque, questo è successo ieri. Ieri è successo anche che il ministro della Giustizia e il vicepremier Di Maio sono entrati a gamba tesa nell'autonomia dell'ordine giudiziario, criticando il Consiglio Superiore della Magistratura perché i magistrati e i consiglieri del CSM non hanno fatto quello che dice il governo, ma vedi caso, la Costituzione prevede un organo indipendente per governare la magistratura proprio per evitare che la politica poi ci entri dentro. Questa doveva essere la politica che si teneva fuori dalle istituzioni, mi raccomando. E poi naturalmente ieri sera è successa questa cosa, c'è stato questo accordo della maggioranza di portare il deficit, quindi il rapporto tra deficit e PIL al 2,4%, molto oltre quanto si era stabilito, doveva essere lo 0,8%, poi pare che l'Unione Europea fondamentalmente avesse quasi dato il via libera sull'1,6%. E quindi Di Maio ha fatto, come dire, ha detto che questa sarà la manovra del popolo e che questa manovra eliminerà la povertà. Vediamo rapidamente perché tutto questo è pura propaganda, a partire però dalla coreografia della vicenda di ieri sera, perché guardate queste bandiere bianche sventolate in Piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi, con il Di Maio che sventolava, che muoveva le braccia sul balcone del palazzo, francamente mi hanno ricordato momenti della nostra storia che vorremmo dimenticare. Faceva molto Piazza Venezia alle adunate oceaniche, non so come dire. Io mi stupisco sempre di più che i nostri intellettuali, quelli della deriva autoritaria di Renzi, non abbiano niente da dire su queste scenografie, un po' alla Leni Riefenstahl, non so come dire, un po' su questa agiografia cinematografica, un po', non so come dire, neonazista, queste bandiere bianche, questi volti che guardano all'avvenire con ottimismo, da Palazzo Chigi. Ma vabbè, lasciamo stare la parte coreografica, sebbene io pensi comunque che sia grave e che certe cose, appunto, l'accordo su una manovra non vada celebrato in questo modo. Anche perché si tratta ancora di un accordo tra le forze di governo. Noi sappiamo che la manovra dovrà passare dal Parlamento e vedremo che cosa succederà, cioè vedremo se il 2,4%
rapporto tra deficit e PIL reggerà o se non diventerà ancora più alto, perché poi loro dicono che hanno liberato 35 miliardi, ma se si fa un po' di conti, si capisce che evidentemente i conti non tornano. Ce ne sono 12 e passa, anzi 25, chiedo scusa, ce ne sono 12 e passa per le clausole di salvaguardia, 10 per il reddito di cittadinanza e già siamo a 22. 23, e quindi non si capisce come fanno il condono, come fanno a togliere la Fornero. Veramente, se le cose stanno come quelle che hanno annunciato, il 2,4% sarà, come dire, una beata aspirazione, ma non la verità. Ma fatemi dire subito una cosa: che lo spread in questo momento è a 280, e io tengo a dire che lo spread non è soltanto un numerino statistico di cui non ci interessa niente. Lo spread sono soldi che noi dobbiamo pagare, che noi cittadini dobbiamo pagare, che con, diciamo, soldi presi dalla fiscalità generale, dal tesoro, vanno messi sull'interesse sul debito pubblico. E quindi se avremo da pagare qualche miliardo in più di interessi, e questi andranno sempre sul conto, per cui è chiaro che loro aumentano il deficit, ma una parte del deficit che impegnano deve essere utilizzato per pagare i maggiori interessi sul debito. E quindi questi soldi non andranno alla spesa sociale, alla spesa previdenziale, non andranno alla spesa per sicurezza, non andranno alla ricerca, non andranno alla scuola, alla formazione, non andranno a niente di produttivo, andranno soltanto, appunto, in parte a pagare questi maggiori interessi. Segnalo peraltro che la Borsa di Milano oggi perde il 4% in questo momento circa, che è una bella botta, e che il settore più colpito è il settore bancario. Questo perché? Perché gran parte o una buona parte del debito pubblico sta nella pancia delle nostre banche, e nel momento in cui il nostro debito pubblico aumenta il suo rendimento in termini dei tassi, diminuisce di valore. Quindi le banche devono ricapitalizzarsi. Perché sapete che esistono dei parametri molto precisi per la capitalizzazione delle banche, e devono trovare quindi altri soldi per poter rinforzare i loro bilanci, però li troveranno a un tasso più elevato, e questo comporterà che faranno credito alle imprese e alle famiglie a un tasso più elevato. Quindi le imprese potranno assumere di meno, potranno investire di meno perché avranno meno accesso al credito bancario, e la stessa cosa accadrà alle famiglie. Quindi non soltanto l'aumento dello spread comporta che come dire, dei soldi devono essere allocati al pagamento degli interessi e non a spese più produttive e più importanti, ma anche che il costo, e quindi c'è un costo indiretto sulle tasche dei cittadini, perché una parte delle loro tasse viene portata sulla spesa per interessi, ma poi c'è anche proprio il problema che se noi vogliamo andare a finanziarci chiedendo un prestito in banca, che noi siamo un'impresa o una famiglia, questo ci costerà di più. Quindi soltanto questo, i 40 e passa punti di spread di oggi, sono un costo. Ma detto questo, va anche aggiunto un'altra cosa, che uno può anche dire: va bene, indebitiamoci di più, facciamolo tra l'altro senza concordarlo con l'Europa, perché attenzione, i nostri governi avevano sempre negoziato una maggiore flessibilità, ma noi come facevamo per avere più flessibilità? Implementavamo delle riforme che comportavano una maggiore produttività del paese, una maggiore efficienza dei processi produttivi del paese. Questo rassicurava i nostri creditori che noi, nonostante un maggiore indebitamento, avremmo prodotto più ricchezza, e quindi ci veniva consentita una flessibilità che veniva spiegata per le riforme strutturali che venivano fatte. Invece questo aumento del deficit che il governo annuncia viene fatto senza accordi con nessuno, cioè viene fatto nonostante tutto e, devo dire, soprattutto senza prevedere spese produttive, perché se andate a guardare le spese sulle quali loro vogliono mettere i soldi, sono sostanzialmente assistenzialismo puro, cioè sono soldi che vengono messi in tasca, ma non alle persone, ma non per creare lavoro o per creare maggiore, diciamo, prosperità e quindi rafforzare il paese, ma sono proprio delle mance, sono soldini che vengono messi in tasca con, per esempio, il reddito di cittadinanza o con la maggiore facilitazione ad andare in pensione, ma così creando un debito che andrà sulle spalle delle generazioni più giovani, perché è evidente che se noi ci indebitiamo e quindi spendiamo soldi che non abbiamo, questo andrà a ingrossare un debito pubblico che ricadrà sulle spalle di chi oggi è molto giovane o addirittura in età infantile o ancora non è nato. Quindi questo l'abbiamo imparato negli anni della Prima Repubblica, quando si faceva debito pubblico per accontentare gli elettori,
esistenti in quel momento, e noi oggi, a 20 o 30 anni di distanza, ci portiamo ancora sul groppone le spese che quella classe dirigente fece 20 o 30 anni fa, non avendo i soldi e facendoli pagare a noi che viviamo in questi anni. E questo stanno facendo quelli di 5 Stelle della Lega, stanno creando del debito che non è che ci sarà abbonato, è un debito che ricadrà sulle spalle delle persone che nasceranno e che tra 20 o 30 anni, come sto facendo oggi io, rispetto alla classe dirigente di 20 o 30 anni fa, qualcuno li maledirà tra 20 o 30 anni dicendo noi ci portiamo sulle spalle il debito che Di Maio e Salvini fecero nel 2018. Ma detto questo, prendiamo una sola voce. Pensate a questa pace fiscale, cioè a questo condono. Qui si sta stabilendo che noi andiamo a indebitarci, quindi andiamo a prendere soldi sui mercati che dovremmo pagare a un interesse più alto per i motivi che ho detto, per fare in modo che persone che non hanno pagato le tasse possano non pagarle. Cioè, tutti noi che abbiamo pagato le tasse ci indebitiamo tutti per fare un regalo a coloro che non hanno pagato le tasse. Non so se è come se il vostro vicino di casa non pagasse le tasse e voi andaste a chiedere un mutuo in banca e vi indebitaste voi per dare i soldi al vicino in modo tale che il vicino non paghi le tasse a sua volta. A me sembra una cosa fuori dalla grazia di Dio. Io devo dire, ieri quando vedevo queste scene di giubilo, appunto in stile Leni Riefenstahl sotto Palazzo Chigi, dicevo, questa gente è felice come è felice una persona che ha appena firmato una carriola di cambiali. Ma guardate, quello che mi ha colpito è stato che ieri sono andato a recuperare un articolo di Colomban, che era l'assessore alle partecipate del Comune di Roma, un imprenditore veneto, amico di Grillo, che era stato mandato qui a fare l'assessore qui a Roma, che alla fine della sua esperienza nella giunta Raggi disse: Grillo vuole trasformare l'Italia nel Venezuela. E questo stanno facendo. Stanno indebitando il paese per spese improduttive, come ho detto, facendolo senza rassicurare il resto del mondo che noi ce lo possiamo permettere, cioè che questo eccessivo indebitamento si poggia su delle riforme che ci consente di come dire, ripagare questo debito. Non stiamo spendendo sulla ricerca, non stiamo spendendo sulla scuola, cioè tutto questo debito in più non va neanche sulla formazione dei nostri ragazzi, sulle competenze dei nostri concittadini, è proprio soltanto assistenzialismo puro, è proprio comprare il consenso elettorale. Non so come dire, ma non pensiate che esista, come dicono gli inglesi, non esiste un pranzo gratis. Ecco, non pensiate che questo viene gratuitamente. Tutto questo sarà pagato da noi, dai nostri figli, a caro prezzo e appunto tireremo fuori i soldi personalmente per fare questa cosa. Ed è il comportamento di una classe dirigente completamente irresponsabile. Io questo mi piacerebbe che voi lo sapeste e voglio esprimere questa mia opinione in modo molto chiaro. In ogni caso, la manovra dovrà arrivare in Parlamento. Io temo che appunto i 25 miliardi di cui parlano non basteranno a fare tutto quello che vogliono e quindi proveranno ad andare anche oltre. Lo spread oggi è 2,80 soltanto per un annuncio e vedremo dove arriverà. E ragazzi, che dire, in Venezuela è davanti ai nostri occhi e in Venezuela non si vive bene. Speriamo che l'Italia si svegli. Io francamente non so cos'altro dire. Le cose che vi ho raccontato oggi sono cose di sano buonsenso, cioè non sto dicendo niente di straordinariamente rivoluzionario, è proprio il minimo indispensabile. Ma questa è la classe dirigente che ci governa, ripeto, speriamo che l'Italia si svegli e apra gli occhi. Io mi fermo qui, però tutte le cose che vi ho raccontato questo pomeriggio meritano il vostro viaggio a Roma domenica. Per questo che l'appuntamento che vi do è in Piazza del Popolo domenica pomeriggio. Come ho detto, mi scuso ancora, domani non sarò in diretta, quindi ci vediamo direttamente domenica pomeriggio. Vi prego però di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale che tutti coloro che arriveranno più tardi possano vedere questo video sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook e sul sito www.ivanscalfarotto.it. Buon fine settimana a tutti e ci vediamo domenica. Ciao!